siamo a Dejanin, è un ristorantino cinese con un po' di fusion qui su Viale Marconi. Il posto sembra abbastanza interessante. L'ambiente è curato, molto, molto carino, molto compatto. Adesso vediamo che cosa ci propone il menù. Appena arrivati ci hanno portato dei flutti di prosecco. Adesso ce lo beviamo. Per un attimo ho creduto che ce l'avessero portato perché ci avevano riconosciuto, in realtà lo portano a tutti, quindi ancora non siamo così famosi. Questo posto, ragazzi, sembra veramente di lusso e sono quasi in soggezione, per questo che mi ubriacherò con questo prosecco e diventerò molesto e imbarazzante. Il menù si presenta benissimo, i piatti hanno tutti un nome invitante e soprattutto i nomi degli ingredienti sono diversi. Intanto compaiono cose particolari come menta, basilico, che di solito non si vedono nei piatti cinesi. Questo posto sembra molto buono e molto tradizionale. Addirittura il cameriere ci spiegava che tutti i piatti sono bilanciati in base alla croccantezza e morbidezza, come è da tradizione. Giulia e Ludovica non sono venuti, ci avevano chiesto di dire che non potevano perché avevano un impegno, ma in realtà hanno una gravissima diarrea. Torneranno più in forma di prima grazie alle loro diete. Giulia sta facendo la dieta del ghiaccio e della cannella. E sì, mangia solo ghiaccio, però nell'acqua del ghiaccio ci ha messo un po' di cannella prima. Ludo invece sta facendo la dieta dell'amore e della gioia. Si nutre solo di amore e di gioia. Questo è molto buono. Niente da dire sul raviolo. Un voltino con taro e manzo. Il grande ritorno del taro per chi segue le nostre puntate. Sulla carta sembrava buonissimo, in realtà dentro c'è una brodaglia indistinta che sembra, non lo so, non mi piace, sembra dentifricio. Credo che dopo proveremo a chiedere al cameriere di spiegarci qualcosa di questo posto, perché l'abbiamo visto che è molto parlantino. Ci ha attaccato un pippone sulla dinastia Ming a noi, a tavolo a fianco, quindi proveremo a chiedergli qualche informazione particolare su questa famosa dinastia Ming e anche sul modo in cui cucinano qua. Pare sì, che sia. Però prima sulla dinastia Ming. Prima sulla dinastia Ming, naturalmente. Ecco, sta passando proprio adesso. Vediamo se riattacca a parlare con un altro tavolo ancora. Pare di sì. Il riso invece è molto buono, molto saporito, c'è abbastanza olio, ma è il giusto. In questo riso c'è gamberi, uvetta, ananas, c'è tutto, primo, secondo, contorno, dolce. Se cerco bene ci trovo pure il conto, mi sa. È quello che ho detto prima, non è il solito sapore forte del cinese glutammoso. È più leggero, però allo stesso tempo è molto ben bilanciato. Questa è un'anatra con crosta di verdure e l'ho pagata a 12 euro. Non ho mai speso così tanto per un piatto in un cinese, però è davvero buona, è veramente buona. L'hanno portata in una sorta di casseruola e l'hanno scoperchiata. Merita davvero tanto. C'è la vecchia che sta seduta al tavolo dietro di me, che si
si sta subendo il gestore del locale che gli parla da circa 20 minuti, si sta domandando quando lui va a prenderla il tristo mietitore. Questo è il raviolone. Ci faceva ridere questo superlativo un po' così nel menù. Superlativo relativo. Superlativo relativo. E un raviolone ripieno di fagioli rossi. Si presenta come una palla di bianca, di marshmallow quasi, con un ripieno succosissimo. Ma veramente buono. Ci sono i fagioli dentro. Però è un dolce, un dessert. Allora, questo è un ristorante a conduzione familiare, a cucinare c'è papà. Il cliente entra col sorriso, esce col sorriso e ritorna col sorriso. La teoria dei tre sorrisi ha studiato, ha avuto la sua formazione dal 1980, spaccato, studiò ingegneria meccanica, a Roma 3, si potevano accedere a dei ticket che si distribuivano, cioè puoi cambiare. Era una cosa fantastica dell'impero ottomano, no, austriaco, che diceva qualche anno dopo la morte di Mao. Più che altro l'ingrediente principale forse è l'impegno che mette papà. Si chiamava dispotismo illuminato, mi sembra qualcosa del genere. Deve essere così, perché andare avanti la famiglia con 5 figli, quindi per papà, 7 figli per mia madre, quindi si vive ancora in un contesto socialista. Allora ragazzi, buonissimo il ristorante, simpaticissimo il nostro figlio del proprietario, e però parla un sacco, cioè caratteristica principale di questo ristorante è il cameriere che parla un sacco, ma tanto, se gli date un dito parlerà per tutta la notte fregandosene del braccio, però è buono e lui è simpatico. Io me ne vado. Oh, sta arrivando qualcuno.